Tutto come da previsioni. Andrea Nicosia, consigliere comunale uscente e candidato con più numero di preferenze alle ultime elezioni, è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Vittoria. È stato eletto ieri sera durante la seduta di insediamento del nuovo civico consesso. Sua vice sarà Daniela Pino, eletta nella lista Sviluppo Ibleo. La prima della nuova assise civica vittoriese è stata una vera e propria festa. Tanta la partecipazione del pubblico al punto che i funzionari comunali hanno dovuto allestire in fretta e furia uno schermo gigante appena fuori dall'aula. Per il neopresidente Nicosia tanta la soddisfazione, ma occorre subito mettersi al lavoro. Questo consiglio comunale pieno di giovani, pieno di donne, pieno di entusiasmo avrà quale obiettivo? Quello di velocizzare e di esitare quanti più atti possibili, perché è questo che la città ci ha chiesto ed è per questo motivo che oggi governiamo Vittoria. Un futuro assolutamente positivo, ricco di idee, ricco di entusiasmo, come dicevo, la partecipazione sarà massima, tanti giovani, tante donne, tanti uomini che hanno deciso di impegnarsi direttamente e prevediamo un'estate ricca di consigli comunali, perché già a settembre esiteremo i primi punti importanti, tra cui il regolamento del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Presente la giunta al completo, con in testa il sindaco Giovanni Moscato. Un consiglio comunale tutto nuovo, con meno consiglieri perché ne abbiamo 24, non più 30, con un'età media bassissima, quasi un'età media di 30 anni, quindi un rinnovamento incredibile, e 9 donne in consiglio comunale, l'ultima volta ce ne erano presente solo 2, quindi questo è un consiglio nuovo, volontaroso, di gente capace, fresca, giovane e innovativa, che darà impulso a questa, anche all'amministrazione, che sarà da pungolo, perché è giusto che chi è opposizione rimanga opposizione a fare da pungolo, però che sia finalmente un consiglio pieno di contenuti e non di attacchi sterili. Sullo sfondo resta la polemica interna al Partito Democratico per il cosiddetto caso Nicastro. Il consigliere comunale eletto con la lista Spiga di Aiello è transitato nel PD. Le idee per lui sono molto chiare. Bisognerà lavorare per questa città, bisognerà ascoltare i cittadini, c'è bisogno di una politica riformista all'interno del Partito Democratico, c'è bisogno di rinnovare il Partito Democratico, c'è bisogno di ascoltare i cittadini, fa bisogno della collettività, cosa che non hanno fatto negli ultimi 10 anni. Si apre a un confronto con tutti, in primis con i cittadini, e bisogna dare delle risposte, e i riferimenti di questo partito, che sono Davide Faraone, che sono il presidente Renzi, che sono anche l'onorevole Nello Di Pasquale, servono per questo, sono gli strumenti necessari per poter quantomeno dare le risposte dovute alla cittadinanza. L'impegno, quantomeno l'impegno, non è una promessa, ma è una promessa di impegno per i cittadini e specialmente per quei 500 elettori che mi hanno votato. Nulla potrà impedirmi chiaramente di fare politica secondo le linee del PD, secondo le linee del presidente Renzi, secondo le linee del sottosegretario Faraone, secondo soprattutto i miei punti di vista e il mio modo di fare politica, a ciò che credo, a quei valori che credo. Quindi il PD non mi accetta, lascia il tempo che trova quella loro dichiarazione, ma nessuno mi impedirà di fare politica e simpatizzare nel cuore per un Partito Democratico che ha bisogno di rinnovamento, e lo stesso segretario Cannizzo, che si è dimesso, ha dato anch'esso conferma di questo. La richiesta di Nicastro di entrare nel gruppo del PD non è stata accettata, e ne spiega le ragioni il capogruppo Salvatore Di Falco, presidente uscente del Consiglio Comunale. In Consiglio Comunale ci si va con un mandato degli elettori, che sono i voti che ogni lista raccoglie, ogni singolo candidato raccoglie, e noi pensiamo di essere rispettosi del mandato. Gli elettori del Partito Democratico hanno chiesto che noi andassimo all'opposizione e che noi avessimo 2 rappresentanti per quanto riguarda il Partito Democratico e 2 rappresentanti per quanto riguarda Nuove Idee, è un unico gruppo. Allora, su questo noi ci vogliamo spendere. La richiesta che ha formulato Nicastro al momento non è accoglibile, non la comprendiamo. Del resto, dal momento che lui è stato eletto nella lista Spiga e che ha tenuto legittimamente un comportamento all'opposizione del nostro candidato sindaco di Lisa Pisani, quindi non vediamo al momento le ragioni politiche perché si debba fare questo tipo di accordo. Se le ragioni sono anche altre, sono al di fuori di questo ragionamento, beh, ancora peggio. Quindi aspettiamo per capire quali sono le vere ragioni del perché di questa richiesta, senza manco un inizio, diciamo, di cammino politico di voler aderire al Partito Democratico.